Hai autorità nel nome di Gesù. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Lasciamo che anche oggi il Vangelo, la parola di Dio, entri nella nostra vita e la trasformi. Leggiamo il Vangelo del giorno, Luca 10, 17, 24. I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e scorpioni, e soprattutto alla potenza del nemico nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però, perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli in disparte disse: beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Amen. Carissimi, è con la continuazione della missione dei 72. La continuazione è di successo. Gli apostoli, i discepoli, questi 72 tornano pieni di gioia. La Chiesa è una comunità che segue e annuncia Cristo nella gioia. Gesù, al vederli, esulta di gioia. La gioia è una caratteristica fondamentale. Non dimentichiamo che il Vangelo è la buona notizia, ciò di cui le persone hanno bisogno. La nostra testimonianza deve essere gioiosa e la gente crederà. Oltre alla gioia, potremmo dire, c'è potenza, perché Gesù dice: io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e scorpioni e soprattutto la potenza del nemico. Voi avete autorità, nulla vi potrà danneggiare. Anche se poco prima Gesù diceva: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, però dice: però il lupo non vi prende, perché io sono il pastore che vi guida, che vi custodisce e che vi protegge. Amen. Quanto è importante entrare nella pagina del Vangelo di oggi. Rallegriamoci, perché nel nome di Gesù possiamo vedere grandi segni. Quante volte ci dimentichiamo di usare il nome di Gesù nella nostra preghiera, nella nostra vita personale, lavorativa, familiare, relazionale. I 72 gli dicono: Signore, i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Significa che quando pregavano, dicevano: nel nome di Gesù. Non è solo un'azione di qualcuno che ha dei carismi particolari, che potrebbero essere chiaramente di liberazione, di esorcismo. Il cristiano è unto da Dio dallo Spirito. Quindi abbiamo il via libera dal Vangelo, da Gesù stesso, di dirlo: stiamo male, abbiamo un mal di pancia, abbiamo un problema. Signore Gesù, benedici la mia vita. Nel nome tuo, nel nome di Gesù, voglio allontanare il male dalla mia vita, allontanare la malattia, allontanare le difficoltà, allontanare la rabbia da me, allontanare la depressione da me, nel nome di Gesù. Poche volte lo facciamo. Ci affidiamo ad altri, ad altre persone. Gesù ha dato autorità alla sua Chiesa. È una pagina che impiccia un po',
una pagina che appesantisce chi non fa l'esperienza di essere liberato, di liberare, ma è la pagina del Vangelo di Gesù, la nostra pagina. Ecco perché il Signore oggi ci chiede di entrare in sintonia con Lui, di credere che nel Suo nome siamo benedetti, che nel Suo nome possiamo comandare, che nel Suo nome possiamo vivere nella pace, pur nella malattia, nel dolore, nelle difficoltà. E allora insieme le diciamo: Signore Gesù, vieni nella mia vita, entra nel mio cuore, entra in tutte le aree dove io vivo e ti chiedo, donami il coraggio di credere in te, che nel tuo nome ogni ginocchio si pieghi nei cieli e sulla terra e sottoterra, perché io proclamo che tu, Gesù Cristo, sei il mio Signore. Io voglio appartenere soltanto a te, che mi guidi, che mi curi come il buon pastore, che ha sconfitto il lupo, il diavolo e la morte in tutta la mia vita. A te sia sempre, Gesù, l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco lo slogan di oggi, carissimi. Hai autorità nel nome di Gesù, quindi usala, inizia semplicemente. Non deve essere per forza una preghiera gridata o chiassosa, gli dici, parli con il Signore. Parli anche le situazioni dicendo nel nome di Gesù non le accolgo, non le voglio, proclamo la benedizione e il Signore ti benedirà. Grazie per avermi accolto, un caro saluto e un abbraccio da parte mia e dalla Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani, ciao! Parlami, Signore, ti ascolto.